Digital e BIM Italia, Trimble presenta un ventaglio di diverse soluzioni. Sì, presentiamo un ventaglio di diverse soluzioni che vanno da hardware a software per l'intero ciclo di vita di un'opera, quindi di un'opera di edilizia oppure di un'infrastruttura. Abbiamo soluzioni per l'acquisizione dei dati e quindi per il rilievo. Abbiamo portato una soluzione molto innovativa che è l'SX10, che integra insieme stazione totale e un vero e proprio laser scanner, ed è una soluzione unica di questo tipo nel mercato, sia per precisione e accuratezza che per versatilità di utilizzo. Poi presentiamo soluzioni secondo un flusso di lavoro, i cosiddetti workflow, quindi appunto dal rilievo della nuvola dei punti alla modellazione in soluzioni software come SketchUp, fino alla modellazione BIM parametrica come ad esempio quella strutturale con Tecla Structures, che è qui presentata dai nostri partner ArpaCES, che sono specialisti per quanto riguarda Tecla Structures, fino poi alla costruzione, quindi le stazioni totali per tracciare i punti in cantiere a partire dal modello tridimensionale o dal disegno 2D, e quindi la restituzione in cantiere, fino a poi l'ottimizzazione e la gestione dell'opera, quindi per tutto il ciclo di vita di un'opera. Un altro esempio di soluzione che abbiamo portato qui al Digital in BIM è il TIMS, Trimble Indoor Mobile Mapping System, che è anch'essa una soluzione unica in quanto a miglioramento della produttività dei nostri clienti per la creazione di as-built, ad esempio, e quindi per il facility management, la gestione e l'ottimizzazione di un'opera. Per darti un esempio, si arriva a rilevare all'interno di opere, di mobili o edifici, fino a 25.000 metri quadri in soltanto una giornata, quindi un miglioramento della produttività percepito da parte dei nostri clienti veramente unico. E appunto quello su cui noi miriamo maggiormente e quello che aggiunge maggiore valore per i nostri clienti è lavorare appunto sui flussi di lavoro e sui processi, che è il modo appunto per essere capaci di predire e gestire i rischi di un processo di costruzione per rispondere alle sfide di questo settore. Siamo alla giornata conclusiva di questa prima edizione. Come valuta Trimble questi eventi, la periodicità di questi eventi in cui c'è modo di confrontarsi e riflettere sulla digitalizzazione che avanza? Secondo noi e secondo me questi eventi sono sempre più importanti per il nostro settore, quindi per rilanciare l'industria delle costruzioni, ma anche proprio per il nostro paese, quindi per rilanciare e per lanciare l'innovazione, la digitalizzazione del settore delle costruzioni in Italia. C'è stata un'ottima partecipazione e il tipo di persone che hanno partecipato sono proprio quelle che hanno il focus preciso sull'argomento, sugli argomenti che riguardano la digitalizzazione, l'innovazione, il Building Information Modeling, e quindi questo sicuramente ha anche aiutato non solo nella quantità ma anche nella qualità delle interazioni con i partecipanti.